dell'Istituto Complesso 12 del Museo Archeologico, un progetto che ha coinvolto anche i colleghi della Biblioteca Sala Corsa Ragazzi e due giovani videomakers della Pagon Films, uno dei quali è qui con noi oggi. Si è trattato di un progetto interdisciplinare che ha visto l'impegno accanto a quello dei 75 ragazzi delle tre classi prime coinvolte, di un fantastico team di docenti di lettere, di arte, di musica e di tecnologia, che hanno lavorato tutti con un grandissimo impegno, con tanta devozione e che voglio ringraziare da parte anche della direzione del Museo Archeologico, della collega Anna Dore che ha condiviso con me questa magnifica avventura. Dunque, il nostro progetto, come si evince chiaramente dal titolo, aveva come obiettivo quello di far conoscere e apprezzare ai ragazzi con un modo nuovo e originale e uno dei poemi epici più vincenti, e al tempo stesso avevamo anche l'obiettivo di valorizzare la ricca collezione di ceramica artica che è conservata nel Museo Archeologico, e offrendo comunque ai ragazzi l'opportunità di fruire di questo ricchissimo patrimonio in un modo appunto innovativo. I protagonisti di questo progetto sono stati in particolare i vasi attici che fanno parte dei corredi funerari delle tombe etrusche scoperte a Bologna. Sono il patrimonio di svariate centinaia di vasi, spesso di ottima qualità, che sono esposti nel Salone Decimo del nostro museo nei contesti dei loro corredi di provenienza. Ecco, è un patrimonio straordinario, ci sono vasi straordinari non solo da un punto di vista estetico, ma soprattutto perché sono una fonte inesauribile di informazioni che ci aiutano a conoscere la vita, il pensiero e il patrimonio mitico ecologico dell'antica Grecia e dei popoli che hanno avuto rapporti con i greci. Io non vorrei dilungarmi oltre, nel senso che vorrei lasciare a questo punto la parola ai veri protagonisti di Canta Viva, che sono i ragazzi che nell'anno scolastico 2013-2014 hanno frequentato la prima C, prima E e prima G della scuola Parini. Quest'anno sono ovviamente in seconda, quindi lascio a loro il compito di illustrarvi le fasi operative e soprattutto l'esito finale del nostro progetto. Nel Museo Archeologico di Bologna sono conservati dei vasi greci ritrovati nelle tombe etrusche. I vasi potevano essere a figure nere a sfondo rosso oppure a figure rosse a sfondo nero. L'uso dei vasi poteva essere per conservare il vino durante i banchetti oppure per gli oli profumati. Al Museo Archeologico abbiamo fatto i primi due incontri del progetto. Nel primo incontro le guide ci hanno illustrato alcuni vasi rappresentanti scene della guerra di Troia, mentre nel secondo incontro abbiamo fatto dei giochi per impararne il nome e l'utilità. Alla Sala Borsa abbiamo fatto il terzo incontro, dove abbiamo sia ascoltato un narratore che ci ha letto dei brani dell'Iliade, che letto per conto nostro dei libri narrati scene della guerra di Troia. Anche in classe abbiamo letto alcuni brani. Allora, in classe ci siamo divisi in gruppi, abbiamo scritto dei testi ispirati alla guerra di Troia. I nostri protagonisti erano guerrieri, donne o dei, e per fare il nostro lavoro ci siamo dovuti immedesimare il più possibile nei personaggi. Per le illustrazioni abbiamo rielaborato delle immagini prese da vasi greci, che poi abbiamo colorato e sono servite per l'animazione a fine del progetto, mentre per la locandina abbiamo utilizzato come sfondo un disegno precedentemente fatto da una
video, insieme anche alla musica sempre prodotta da noi, che poi era andata a fare da sottofondo musicale del video. E poi abbiamo riprodotto un vaso in scala 5:1, poi dei guerrieri stilizzati, un cane e un cavallo, tratti da immagini di vasi greci, e il vaso era fatto di cartone, invece i soldati, il cane e il cavallo erano fatti di presente. Durante la serata a Palazzo D'Affursio abbiamo illustrato il nostro lavoro e abbiamo presentato e spiegato come abbiamo prodotto il film animato. Al termine della serata c'è stato anche un piccolo spettacolo teatrale. E vogliamo ringraziare l'Istituto per i Beni Culturali e il Museo Archeologico di Bologna per l'occasione che ci è stata concessa. Per completare la presentazione vi mostriamo un piccolo video dietro le quinte dove vengono esposte le varie fasi del progetto in linea cronologica.